po' quante cose ci sono oggi nel nostro ufficio. Turbo è davvero curioso, vorrebbe toccare e provare tutto. Ci hanno lasciato qua perché ora stanno girando delle scene in macchina. Stanno girando un documentario, i nostri nomi andranno in fianco a persone importantissime nel campo della robotica e noi porteremo il nostro apporto unico nel fare educazione in modo distratti. Io ho appena finito di girare una sequenza in macchina, adesso stanno riprendendo Vale mentre va sui pattini in via Isoletta e niente, siamo qua in attesa, intanto c'è subbuglio nella nostra aula. Le nostre riprese oggi sono molto particolari, abbiamo anche fatto una parte con i pattini. L'Umarell no, ci osserva. Perfetto, devi fare così, ci sei? Aspetta. Ok, perfetto. Aspetta un secondo solo, hanno pazienza. Ok, racchiamo. Seguendo il video su YouTube ho scoperto che si potevano costruire dei veri e propri robot. Così a 11 anni ho costruito il mio primo robot da sola, seguendo il video su YouTube. No, perché metto la luce di era un semplice robot che andava in giro da solo per la stanza e diventava il salvo. Sì, poi... Guardami, così. Perfetto. Guardi, c'è un cavo che non va, quindi prendine uno con i cavi. Tipo internet è un'altra questione, perché c'è uno... Guarda come progetto! Questo qua secondo me è Entra di più, perfetto. entra di Ma più. Proprio così, tipo. Esatto, okay. esatto. Entra di più. Vai, no, no, ma entra Ah, subito, ok. voglio prendere la misura. Vai. Ok. Laboratorio. È figo. Perfetto, va bene. Ciao, bro! Guarda Ciao. che Cos'è? bello! È il prossimo robot che dobbiamo costruire per forza. Figo, Guarda, cavolino. secondo me è Anche i bimbi. perfetto. Sicuro? Indica il computer. Guarda che bello, questo secondo me. Figo. No, figo. Carica pure lo smart, perfetto. Oggi alle 3 abbiamo un appuntamento. Non t'ha scritto qua. Sì, mi è scritto qua. Allora apri il messaggio. Ma sta arrivando. Ai suoi tempi. Ti posso dare anche sulla testa, volendo. Io faccio l'Umarell. Un po' più a destra, no, no, un po' più di lì. No, forse così andrebbe bene, eventualmente, come posizione. Sì, sì, magica. Un po' più di lì. Vai, ragazzi, seduti qua. C'è una droga lì. Levi, mi prendo. Cioè, voi lavorate, tu lavori da software o l'hardware? A me piace di più l'hardware, però c'è una cosa di software, mi piace di più il software, però fa il hardware. Prestazione. Perché ma tipo... Facciamo questo. Ok, Lidia, pensiamo un po' che gira. Riesci? No, aspetta. Perché c'è la lampa, vedi? Solito con un presento. Sì, è un presento. Aspetta, sì, ti prendo una... Allora. Cosa hai bisogno, però? Prendimi una rondella. Questa tipo? Sì, sa leggerla. Allora, ma lui sa leggerla secondo me. Va. Io te la faccio vedere. Quanto ti ho detto che mi sono comprato quella schedina per aiutare? Tu non ce l'hai con quel cazzo fuori? Guarda, che è arrivato il robotino. Sì, se vuoi puoi fare il percorso con tutti. Ah, ho capito, tipo. Eh sì, devo prendere un po' di rondelle che si diverte un sacco. Sì, ti prendo una cosa che ti piace. E aspetti qui, sì. No, sì o no? L'ultima cosa? Ci sono mosse come il flash. Sto tornando per la Vai, c'è un zizzato che lo fa andare così. Fai un po' di ancora la Poi c'è lo spin che lo fa andare intorno. E non sono più un quindi non sono più un qualcosa legato tutto ciò che è tecnologia, strumentazione, quindi come strumento non è di per sé inattiva, è attiva. Bisogna semplicemente imparare ad usarla e bisogna, diciamo, crescere noi.
qualcosa bisogna mettersi tanto cervello, tanta voglia di farlo e tanta passione, bisogna